Olá! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Armando e te lo recensiono. E questa volta da AliExpress mi è arrivata una confezione. Stiamo parlando delle tablet Pro MG2 e che sono un fac simile delle JBL Go 3. Vi ho fatto la recensione delle Go 3, ve le lascio qui. Intanto, anche se è distrutto tutto, vi faccio l'unboxing. Ed eccoci qua con le tablet Pro MG2 Wireless Speaker. Ok, da come vediamo, batteria lunga, possibilità di inserire una porta USB. C'è un microfono, quindi possiamo rispondere al telefono e qua dice che è resistente alla pioggia. Ci sono tante colorazioni, ma quando io ho avuto la possibilità di prenderle con AliExpress, mi è uscito solo ed esclusivamente questo. All'interno della confezione troviamo soltanto lo speaker e il cavetto di ricarica USB. Micro USB M-più e play. Qui c'è la membrana con la cassa, il resto è completamente tutto di plastica. Da quest'altra parte on off. Porca miseria, non so se si. Ok, possibilità di inserire una micro SD e una porta USB. Volume al massimo. Con la M si passano i vari menu, abbiamo anche la radio all'interno. Per poter far funzionare la radio, più e meno e più sono i tasti del volume. Il play, se lo si preme una volta, si accende tutto. Se se lo ripremi di nuovo, il play va in pausa. Se in fa stiamo in fase di radio e vogliamo far passare le frequenze, per trovare almeno una frequenza libera, in fase di play teniamo premuto il pulsantino qua. Sta facendo la ricerca delle frequenze. E lo farà fino a quando, ecco, non trova una frequenza libera. Ho provato ad inserire il cavetto, diciamo che inserendo il cavetto funge anche un po' da antenna. Se premo di nuovo mode in mode, ovvero possiamo inserire una USB oppure una TF. Non legge le cartelle, quindi dovremmo avere sulla nostra pennetta o sulla nostra micro SD i file liberi. Ragazzi, parliamo di materiale, plastica. Non penso sia una di quelle membrane contro l'acqua, anche perché non so se si riesce a vedere. Mi sembra tanto che ci siano dei forellini all'interno, quindi non sono proprio convinto che sia impermeabile, però ha un buon volume, lo si può portare praticamente dappertutto. Bisogna fare solamente attenzione a non farlo cadere per terra, e perché non penso sia molto 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 resistente. Per un paio d'ore di musica, se andate da qualche parte, secondo me sarà la cosa migliore, calcolando che comunque l'ho acquistata su AliExpress al costo di 2 euro. Non penso che ci siano altri prodotti a questo prezzo. Voi cosa ne pensate? Lo avete utilizzato? Lasciatemi un commento, fatemi sapere. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le mie future recensioni. Ciao e alla prossima!